Ragazzi, il 2022 ormai è iniziato da un pezzo, ma Sony presenta oggi la sua prima lente, un 16-35 f4 Power Zoom. L'abbiamo provato e ve ne parliamo in questo video. Sigla. Ciao a tutti ragazzi e bentornati qui sul canale. Lasciate un like innanzitutto per questa nuova location nell'inizio di un grande rinnovamento qua in studio, ma oggi parliamo di qualcos'altro di nuovo. Sony lancia questo nuovo obiettivo, un 16-35 f4 non stabilizzato ma power zoom. Ma prima di continuare con il video, come non parlarvi dello sponsor di oggi che è Surfshark. Sicuramente l'avete già sentito parlare, è un servizio di VPN che non solo vi protegge da tutti i vostri accessi quando magari siete nelle wifi pubbliche, dove spesso si possono subire attacchi informatici che portano magari via password piuttosto che accessi delicati ai nostri conti correnti o altro, ma Surfshark permette molto di più. Vi protegge anche da malware esterni, vi permette di cambiare nazionalità per accedere a cataloghi molto più vasti dei servizi di streaming più famosi e allo stesso tempo anche magari di trovare voli più economici accedendo appunto da altre zone del mondo e bypassare magari i prezzi maggiorati delle compagnie aeree. Insomma, i servizi sono tantissimi, in descrizione trovate tutte quante le informazioni, ma soprattutto con il codice sconto CHOE, mi raccomando senza accento, avete l'83% sul piano triennale di sconto più 3 mesi completamente gratuiti. Vi lascio tutte quante le informazioni in descrizione e noi possiamo continuare con il video. Vi avevo già parlato nel video dell'FX3 che effettivamente il problema power zoom in casa Sony era parecchio visibile. Avevamo delle cose specifiche per utilizzare lenti power zoom su FX3 e ZV-E10, ma poi effettivamente ci mancavano gli obiettivi da utilizzare. E oggi Sony presenta effettivamente quello che era la mancanza, cioè un obiettivo utile, grandangolare, full frame, ma appunto con le funzioni che tanto abbiamo imparato ad amare, che io in passato ho odiato, ma con questo nuovo obiettivo ammetto che ho imparato ad apprezzarle solamente utilizzandolo. Vi racconto la mia esperienza. Parto dal presupposto che sono in un momento di rinnovamento. Amo le focali strette come l'85, ve ne ho parlato in un video dedicato, ma sto riscoprendo questi ultra grandangolari che possono effettivamente essere parecchio interessanti se utilizzati nel modo giusto. E questo nuovo 16-35, che è un po' incerto nella lineup di Sony che presenta il G Master, ovviamente che avrà bisogno di un rinnovamento molto presto, e uno Zeiss stabilizzato, si va un po' a incastrare in mezzo per un utilizzo effettivamente interessante dal punto di vista paesaggistico, perfetto per chi vuole vloggare e non ha bisogno di una lente così spinta come il 12-24 e vuole soprattutto qualcosa di super interessante per un tipo di linguaggio che solamente obiettivi power zoom possono dare, cioè questo effetto zoom costante, fluido e veramente interessante che può essere utilizzato sia per videoclip musicali e quant'altro, indubbiamente un trend che sta tornando di moda, sia per chi magari vuole fare effetti vertigo e cose un po' più particolari che questa lente permette di fare in estrema facilità. Il peso è sicuramente una di quelle cose che la rendono iper interessante per setup leggeri, come nel mio caso amo fare, o per chi decide di montare con questo nuovo trend dei droni FPV un 16-35 power zoom controllabile da remoto su un drone magari FPV, e 325 grammi è effettivamente qualcosa di molto molto interessante, una lente che si porta volentieri dietro, vero F4 ma ideale a mio avviso per il paesaggista sia videomaker che fotografo, che quindi non ha bisogno di aperture enormi se non per la parte di stelle, ma per quello esiste il 16-35 G Master, e soprattutto per vlogger o setup un po' più leggeri, magari anche APS-C, perché comunque ci troviamo di fronte a una lente che diventa un 24-50 più o meno se poi andiamo a trasformare in APS-C, devo dire che ha molte cose interessanti. A mio avviso proprio perfetta per chi magari comincia la transizione a full frame e vuole farlo con un primo grandangolo zoom che indubbiamente lo può accompagnare sia dall'APS-C fino ad arrivare a camere come A7-4, che è quella che abbiamo provata noi, fino a ovviamente FX3, A7S3 e via discorrendo. Ovviamente per quanto riguarda l'aspetto di design siamo di fronte a una lente G abbastanza classica, molto simile al 20 per chi l'ha visto dal vivo, ma con delle parti indubbiamente interessanti. Innanzitutto c'è la ghiera dello zoom che permette sia di avere uno zoom costante che lineare, quindi possiamo decidere se in base alla velocità con cui giriamo zoom in maniera super veloce oppure appunto andando lentamente lui fa uno zoom progressivo. Abbiamo poi una levetta dedicata per poter fare il controllo dello zoom da qui, e per camere come FX3 in questo caso abbiamo ovviamente l'aggiunta della levetta dedicata allo zoom sulla camera. Sony inoltre vi dà anche la possibilità di settare i tasti all'interno della camera che vi attivano la modalità zoom, quindi potete mettervi il D-pad che fa zoom avanti e zoom indietro, quindi insomma c'è un mondo che si apre. E poi abbiamo tutto quello che abbiamo già imparato a conoscere, ad amare sulle lenti G di Sony, quindi tasto programmabile laterale, lo switch per attivare o disattivare il click del nostro diaframma e anche l'iris lock, quindi possiamo andare effettivamente a lockare il nostro diaframma in modo che non si vada più a muovere
se siamo in modalità A o se siamo in modalità, ovviamente, diaframmi variabili sulla lente. In questo modo non rischiamo che per sbaglio a fine corsa vada appunto nella modalità A e causi poi dei problemi con il diaframma che abbiamo scelto. Ovviamente zoom gestito al meglio, e per quanto riguarda il meglio, la lente non esce dal suo interno, quindi quando si muove solo elettronicamente, perché al momento appunto non sta facendo movimenti dato che la lente è spenta, non ha alcun tipo di uscita. Ideale ovviamente per un sistema gimbal dove potete andare a zoomare sia da applicazione remota e quindi potervi muovere quando utilizzate un gimbal da remoto senza andare a toccare la lente, sia per il fatto che non vi incide sullo sbilanciamento di peso, cosa ideale e perfetta per appunto one man band che non si possono permettere di cambiare ogni volta il setup del gimbal. Filtri da 72, ideali per montare praticamente qualsiasi cosa. Ovviamente l'obiettivo è bombato ma non esce fuori, quindi potete montare filtri standard a vite senza dover montare lastre e quant'altro. Altra chicca super apprezzata. Per chi fosse interessato, so che c'è una community dietro queste cose qui. Il Lensud o paraluce, chiamatelo come volete, super semplice, in plastica, senza la parte vellutata dentro, che va però a coprire la lente il giusto in modo da non andare a colpire parti importanti come appunto il portafiltri. Per chi si stesse chiedendo ovviamente la parte di resistenza all'acqua, polvere e quant'altro, come sempre ogni lente G resiste a tutto quanto, ovviamente non c'è la garanzia al 100%, ma perché nessuna lente è impermeabile. Se ci fate entrare dentro acqua di traverso o polvere da così in mezzo al deserto, solo Dio sa cosa può succedere. Per finire, l'ultima, forse quella che patisce un po' di più, è la ghiera dedicata alla messa a fuoco manuale, ovviamente, che è leggermente più piccola di quella zoom, e ammetto che essendo la più alta di tutte, a volte faccio fatica a prenderla, mentre magari faccio delle operazioni di fuoco manuale. Tuttavia, prendendoci un po' la mano, ovviamente la cosa si perde in poco tempo. Giusto per chiarezza, il fuoco anche qui è lineare e non by wire, scelta che ormai Sony ha fatto da un po' di tempo, per fortuna direi. Detto questo, parliamo dell'esperienza, perché poi effettivamente è quella che ci interessa. Com'è la lente? Nitida, più nitida sicuramente del 1635 Zeiss, anche perché è più nuova, ha tutta una nuova tecnologia di un certo tipo. Sony per la prima volta monta due motori identici sia per la messa a fuoco che per lo zoom, proprio per garantire quel tipo di velocità, quel tipo di reattività, e ovviamente mi sono trovato di fronte alla qualità perfetta per questo tipo di lenti, un obiettivo che non soffre troppo di vignettatura, benché al momento la macchina è ancora incerta per quanto riguarda la correzione interna, ma devo dire che il risultato è ottimo. Forse a 16 patisce un pochino di più, ma ci sta, ragazzi, è un 1635 che costa la metà di un G Master. Se volete quel tipo di qualità, comprate quel tipo di lente. Per costare 1000 euro in meno, alla fine, devo dire che mi sono trovato molto bene. Sicuramente la caratteristica che salta di più all'occhio, lo potete vedere sia nelle foto che nelle clip che vi lascio in descrizione nel canale Telegram, è il fatto che siamo di fronte a una lente molto equilibrata, con un bel flare, con una bella stella a diaframmi chiusi, partiamo da un F4 fino a un F22, ma soprattutto che è perfetta per run and gun, setup leggeri, e soprattutto per contenuti dove fare il video con zoom manuale, può essere effettivamente un'aggiunta di linguaggio molto interessante, e nelle clip che state vedendo potete vedere come ho provato a sfruttarlo. Indubbiamente il Vertigo è strausato, strafamoso, ma fa sempre la sua porca figura, soprattutto sui volti che si distorcono con il cambiamento sia dello sfondo che del personaggio. Insomma, io devo dire che mi sono divertito. Per quanto mi riguarda, l'unico grosso problema al momento è che indubbiamente ci troviamo di fronte a tre serie 1635 da scegliere, una concorrenza che ha fatto delle scelte interessanti, perché abbiamo poi il 14-24 di Sigma, il 17-28 di Tamron, che come sapete non mi ha mai fatto impazzire, ma effettivamente costa meno, è un 2.8, e copre delle focali abbastanza simili, e ovviamente un G Master che ha bisogno di essere rinnovato e che porterà la serie Mark 1 a costare di meno e la serie Mark 2 indubbiamente a battere ogni tipo di standard che questa lente ha portato. Quindi diciamo che al momento indubbiamente la domanda che mi sono posto e che ci siamo posti tutti è: questo o lo Zeiss? A livello qualitativo questo è indubbiamente superiore, senza ombra di dubbio, sia sui bordi che al centro è più nitido, la vignettatura è più bella, soffre meno di aberrazioni cromatiche, è una lente più nuova, l'autofocus è più veloce e ovviamente avete il power zoom, costo aggiuntivo che se non sfruttate non ha senso avere. Lo Zeiss è stabilizzato, per camere che non sono stabilizzate come, non so, qualcuno che ha la 7.2 piuttosto che la serie APS-C come la ZV-10 piuttosto che la 6.400, la 6.100, ovviamente se volete investire full frame ha più senso comprare lo Zeiss. C'è da dire però che qui siamo di fronte a una lente che è pronta per il futuro, mentre appunto il suo fratello minore, chiamiamolo così, è già erede di un passato che ormai comincia a stargli stretto. Tirando le somme devo dire che non mi aspettavo questa uscita, sinceramente mi aspettavo altro come prima lente del 2022, tipo un 24-70 G Master, ma devo dire che tutto sommato alla fine, dopo una settimana di utilizzo su FX3 soprattutto, che secondo me è la camera perfetta per questo obiettivo perché è leggero, veloce e ci permette di controllare il power zoom dal grip, mi sono trovato bene. È divertente,
è bello avere questo tipo di zoom. Forse sarebbe bello vedere in futuro un 24-105 power zoom, dove davvero quell'escursione focale può tornare a essere interessante, un po' come il 18-105 APS-C. Ma chissà se Sony ha lanciato un primo segnale per un ritorno di una serie che sinceramente, sia per un punto di vista di linguaggio che sta tornando di moda, sia proprio perché è una funzione che c'è ed è un peccato non usarla, potremmo vedere in futuro altre lenti di questo tipo. Non lo so, lascio a voi nei commenti sapere qual è la lente che vorreste vedere con questo tipo di tecnologia. La comprerete? Non la comprerete? Ovviamente in descrizione vi lascio il link per scoprire il prezzo nel dettaglio, sia su Fotodiego, il nostro partner di supporto, sia ovviamente su Amazon se volete andarlo ad acquistare o a preordinare. Questo è quanto, ragazzi. Vi ricordo il canale Telegram con dentro un paio di foto, un paio di video se volete vedere la qualità in azione da FX3 e A7 IV. Se avete dubbi, domande o perplessità, fatele nei commenti. Lasciate un like se ancora non l'avete fatto, ma soprattutto iscrivetevi al canale. Noi ragazzi ci vediamo giovedì prossimo con un nuovo video, sempre alle 18:30. Ciao!